looking for. No one has the answer, they just want more. First day of my life. Not bad. Ok, supponiamo che io accetti di lavorare con Victoria per il gruppo Van Weyden. Quali sarebbero i miei compiti? Io non sono un manager, papà, sono un giornalista. Sì, ma hai le conoscenze necessarie per sostenere Victoria. E l'azienda non ti è del tutto sconosciuta. Vogliamo andare? Quindi i metodi con i quali Victoria gestisce gli affari vi preoccupano? Sì, comunque non devi assolutamente sentirti costretto. E se hai dei problemi, ecco. Possiamo trovare noi una soluzione. Certo, e quando si arriva al sodo, io esco di scena o mi tappo le orecchie. Ho detto che non voglio costringerti. E ricordati che non è una situazione definitiva. Va bene, ci sto. Ma solo fino a quando Victoria starà meglio. Resta inteso che non intendo minimamente seguire le tue orme. Vi aiuterò per il tempo necessario. Ne avete già parlato con Victoria? Naturalmente. È molto contenta di lavorare con te. Caterina? Signora Van Weyden, già di ritorno? Sono Annabel Van Weyden. Per favore, potete mandare subito un medico? Sì, esatto. Ascolti, la mia figliastra è caduta. Sembra che abbia perso i sensi. Sì? Grazie. Victoria è caduta nel vialetto, la prego. Mi dia una mano a portarla in casa. Ma com'è successo? Non lo so, non me lo chieda. Fortuna che l'ho trovata. Venga, andiamo. Adesso è ufficiale. Il divorzio è stato avviato. Devo guardare in faccia la realtà. Il bacio non mi è stato indifferente. Ma è stata la situazione, la sorpresa, il fatto che Max fosse lì, al lago, nel giorno del nostro anniversario. Solo un ricordo sentimentale. Max è il passato. Il mio presente è... Accidenti! Ben, tutto a posto? Sì, sì, tutto bene. Sto lavando i piatti. Lo chiami lavare i piatti? Beh, a dire il vero, quelle tazze colorate non mi sono mai piaciute. Perché lo dici solo adesso? Perché pensavo che tu ci tenessi. Sul serio? Ho parlato con Max. Gli ho detto che ho dato il mandato al mio avvocato e che voglio sistemare la questione il prima possibile. Come ha reagito? Era calmo. Non mi interessa quello che pensa Max del nostro divorzio. Sei sposata con lui? Sì, sulla carta, ma... ma presto non lo sarò più. Ed è questo che vuoi? Certo, cos'altro? Sei tornata presto? Sì, e sono molto stanca. Anche se c'era poca gente al Cozy One. C'erano anche Colia e Tim? Naturalmente c'erano anche Silke e Andreas. Sapevate che Ben ha una sorella più piccola?
Ben? Sì, sì, si chiama Mike, è la sorellastra. Sono figli della stessa madre. Oh, non l'aveva mai detto a nessuno. E quanti anni ha? 19, credo. Comunque ha appena preso la maturità. Beh, e allora? Abbiamo fatto una lunga chiacchierata. È molto simpatica. Ben, non mi meraviglia con quel fratello. Direi che la fiera è stata molto faticosa. In effetti non ho dormito molto. Ma è stato bellissimo. Allora, Colia ha mostrato un po' di invidia? Ha brontolato per tutta la sera. Domani ha un corso di specializzazione in gestione del personale. E deve anche impegnarsi a trovare qualcuno che faccia l'apprendistato. Come? Nel reparto design c'è un posto libero? Sì, probabilmente Annabel vuole un collaboratore da pagare poco. E quale posto è disponibile? Disegnatore di porcellane. Non avrei mai pensato che non ci fosse nessun candidato adatto. So che Colia lo sta cercando da un paio di giorni. Ah, ecco. Vado a letto. Buonanotte. Dormi bene. Fortuna che sono uscita per tornare in azienda, altrimenti Victoria sarebbe rimasta nel vialetto per tutta la notte. Ah, santo cielo. Il medico che l'ha visitata ha detto che non sarebbe sopravvissuta la notte fuori con questa temperatura. Che cosa cercava là fuori? Non lo so, deve essere caduta e non ce l'ha fatta rialzarsi. Il medico è ancora di sopra con lei. Perché Victoria dovrebbe camminare nel parco di notte? Se solo lo sapessi. Sembra che sia in stato confusionale da ieri sera. Probabilmente ha bevuto troppo alcol. Avrei dovuto stare più attenta. Nessuno ti rimprovera, cara. Al contrario, è colpa mia. Avrei dovuto sapere che non stava bene. Sì, è colpa tua. Non si può di punto in bianco far sapere dopo 30 anni che quello che hai amato come padre non lo è. Può essere devastante. Vuoi dire che non avrei dovuto fare il test di paternità? Non è colpa tua, Richard. Tu hai deciso di fare il test per poterle togliere ogni dubbio. Forse la tua proposta di affiancare Victoria sarà anche stata fatta in buona fede, ma... Ma adesso pensi che voglio metterti al suo posto. Lo so. Il signor Van Biden? Buonasera. Van Biden, sono il padre. Buonasera. Dottor Dietrich. Come sta? Sta abbastanza bene. Adesso dorme, ma domani mattina si sveglierà con un forte mal di testa. Esattamente cos'è successo? Sono il marito. È caduta e ha abbattuto la testa. Tuttavia, non ha ferite gravi, solo un piccolo rigonfiamento. Ma ha perso i sensi. Sì, ma non per colpa della caduta. Sarebbe a dire? La signora prende regolarmente dei tranquillanti, per caso. Ma no, no! Comunque, in futuro deve fare più attenzione. Soprattutto non deve prendere quelle pasticche insieme all'alcol. Per questo è caduta? Per questo quantomeno ha rischiato di non rialzarsi più e probabilmente dormirà fino a domani. Ha preso troppe pasticche. No, ma avrei preferito portarla in ospedale per tenerla in osservazione, ma sua moglie si è opposta con molta decisione. Non si preoccupi, dottore, ce ne occuperemo noi. Arrivederci. Arrivederci. Cosa combini, principessa? Mi sento così stanca. Adesso riposa. Non so come ho fatto finora senza di te. Ti amo.
Vorrei poter fermare il tempo. La teoria della macchina del tempo è sempre affascinante, eh? Mm-hmm. Ma proprio adesso, in questo momento, fermare il tempo sarebbe un vero... un peccato. Perché? Perché... quello che sta per accadere tra noi non accadrebbe mai. Sarebbe stato così semplice. Potevi addormentarti e non risvegliarti più. Tuo padre ti avrebbe pianto, ma poi avrebbe superato la tua morte. Credi veramente che te la faccia passare liscia dopo tutto quello che mi hai fatto? No, mia cara figliastra. Il tuo incubo non è ancora finito. Proprio una colazione 5 stelle, ma... No, non è un problema. Tanto io al burro preferisco il formaggio da spalmare. Sì, a proposito di formaggio, Mike svaligia il frigorifero e credo che anche quello sia finito. Faccio un salto dal fornaio. No, tu resti qui. È passato tanto tempo dall'ultima colazione in pace. Il burro ti fa male al cuore. Sì. Però ti posso fare un uovo. Vuoi un uovo fritto, strapazzato, un uovo alla coque, un uovo sodo, un uovo... Per me va bene alla coque. Buongiorno. Buongiorno. Già in piedi? Buongiorno. Sì, io almeno sono già vestita. Non dovete andare al lavoro? Certo, certo. Più tardi, senza fretta, è il vantaggio di abitare con il capo. Dopo ti mostro l'azienda, che ne dici? Sì, non è una cattiva idea. Prima però devo sbrigare una commissione. Lo posso prendere? Sì, certo. Sei da 2 giorni a Falkenthal e hai già commissioni da sbrigare. E perché no? Non avrà per caso a che fare con un certo inquilino. E anche se fosse? Da quando hai scoperto di avere una passione per il suono del violino? Non sarà per il proprietario. Un momento, mi sono persa qualcosa? No, Tim è solo gentile. Gentile? Sì, e inoltre... Ma non dovevi preparare le uova? Le uova sono in frigo, luogo a te noto. Ci sono anche le pentole. Io devo vestirmi. E anche tu devi vestirti? Ah, beh, sì, certo. Noi siamo in bagno. In azienda c'è un posto di apprendista libero. E da quando? Da un paio di giorni. Così ha detto Lilly. E che posto è? Come quello di Lilly, disegnatore di porcellane. Davvero? Pensavo fosse adatto a te. Beh, disegnare fiorellini su un piatto... è sicuramente qualcosa di più. E poi... pensavo che volessi fare qualcosa... che valorizzasse il tuo talento per il disegno. Sarebbe sempre meglio di quel lavoretto da imbianchino. Allora, parlane con Colia. Come hai detto? Perché con lui? Colia è colui che deve assegnare il posto di apprendista. Colia seleziona i candidati? Bene, allora posso anche scordarmelo. Oh, perché mai? Perché vedi, lui e io non siamo esattamente amici. Gli sono decisamente antipatico. Avanti, non è affatto come pensi. Conosco bene Colia. Anch'io.
Pensa che bello se diventassi disegnatore di porcellane. Posso pensare parecchie cose, ma sicuramente non che lui mi dia quel posto. Tu non ci pensare. Ciao, nonna. Devo andare. Sera hai salvato la vita a Victoria, lo sai. Senza di te sarebbe morta. Per me è stato naturale farlo. Sì, ma non capisco perché hai pensato di uscire a quell'ora, in camicia da notte. Cos'è successo? Ieri sera non ti ha detto niente. Era troppo stanca. Ora c'è Hagen con lei. Dormirà ancora. Non so proprio che cosa le sia preso. Quando ci siamo incontrate non ho notato niente di insolito. Sì, e poi? Che cosa è stato? Non lo so. Parlato al telefono con qualcuno, si è agitata per qualche motivo. Forse ha semplicemente sottovalutato l'effetto dei tranquillanti presi insieme all'alcol. Credo di aver turbato Victoria con il mio comportamento. Non l'ho rassicurata dicendole che è sempre mia figlia e forse non dovevo chiedere a Max di lavorare per noi. Ma è solo una soluzione temporanea. L'hai fatto per aiutarla e lei lo sa bene. Evidentemente no. Non hai nulla da rimproverarti. È successo così, per caso. Nessuno poteva immaginarlo. Già, invece di aiutarlo ho solo peggiorato le cose. Dopo ieri sera sappiamo che Victoria ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Sì, e giuro che l'avrà. Naturalmente. Vedrai che ne uscirà fuori rapidamente. Non lo so. Ha un carattere forte. Ce la farà, Richard. Spero che tu abbia ragione. Rientriamo, sento freddo. Hagen. Buongiorno, tesoro. Piano, piano. La mia testa. Tieni, avrai sicuramente sete. Cos'è successo? Proprio non riesci a ricordare niente di ieri. No. Perché? Durante il giorno hai preso qualche pillola e la sera hai bevuto troppo. Poi sei uscita nel parco. Sì, mi ricordo. A un certo punto inciampato e... Sei rimasta a terra nel vialetto e ti sei addormentata. E Annabelle... Perché? Che cosa c'entra Annabelle? Ti ha trovata e ha chiamato il medico. Senza di lei saresti morta. Victoria, mi dispiace di non esserci stato quando avevi bisogno di me. Adesso sei qui. Tesoro, devi stare più attenta. Quelle dannate pillole e l'alcol, potevi morire congelata. Hai ragione, sono stata imprudente. E Richard sa tutto? Sì, ed è molto preoccupato. Davvero? Sì. Per lui sei sempre sua figlia. E credimi, non ha nessuna voglia o interesse a cambiare le cose. E anche Max, ieri sera, a tavola, ha affermato che non intende assolutamente restare nel gruppo Van Biden. Ne avete parlato da Lanzino? Era chiaro già da prima. L'unico pericolo che vedo è che tu possa farti del male. Victoria, non te lo permetterò. Dormi ancora un po'. Dico a tuo padre che ti senti meglio. No, assolutamente no. Se non vuoi informare tu, Elena, lo farò io. È pur sempre nostra madre. Deve sapere come sta sua figlia. A Elena non è mai interessato di voi. In tutti questi anni non mi sembra che si sia occupata molto dei figli. Non è vero, papà.
E questo lo sai anche tu. Quando l'ho chiamata mi è sempre stata vicina. E lo sarebbe stata anche con Vittoria se lei avesse voluto. Ah, ma dai. Non disturbo, vero? Come sta Vittoria? Meglio, sta riposando. Penso che oggi pomeriggio si alzerà. Bene. Appena possibile le parlerò. Voglio che Vittoria in futuro non si senta più insicura. Anch'io ho deciso. Date le circostanze, sarà meglio che rinunci alla collaborazione nel gruppo Van Weyden. Questo sarà meglio lasciarlo decidere a Vittoria. Come vuoi. Comunque, quanto prima devo occuparmi del mio divorzio. Divorzio? Pensavo che tu... Nina vuole divorziare in fretta e nel modo più semplice. Non volevi lottare per il tuo matrimonio? Lei vuole il divorzio. Non serve a niente metterle i bastoni tra le ruote. Sei generoso a non crearle problemi. Spero che tu faccia la cosa giusta. Qual è il modo più semplice per ottenere il divorzio? Prima di tutto dovete accordarvi sulle questioni concrete. Patrimonio, mantenimento, affidamento e poi dare mandato al suo avvocato. Si può fare? Legalmente non ci sono problemi, ma c'è un rischio. In tribunale non puoi presentare istanze. Come ho detto, non ho intenzione di oppormi. Pensaci, io vado da Vittoria. Grazie. Direi sul serio, sì, vero? È fatto bene. Perché? Dovrei dare a Eric il posto di apprendista. Beh, io pensavo che cercaste un disegnatore di porcellane. Sì, ma non Eric. E perché non Eric? Insomma, gli piace l'idea di fare l'apprendistato e ha del talento. Ma forse è già molti candidati. No, ma... Capisco che stai parlando a favore di tuo nipote. Collier, se pensi ancora alla faccenda dei soldi, ormai è passata e sistemata. Non lo è. Comunque, non del tutto. Vuoi ancora del caffè? No, grazie. Devo tornare al lavoro. Collier, dà anche a Eric una chance, come agli altri candidati. Non posso decidere, su due piedi. Infatti, non devi farlo subito. Pensavo che potrebbe essere importante avere già un candidato prima di cominciare il tuo nuovo corso. Ah, sì, il corso. Me ne ero dimenticato. Eric potrebbe passare oggi a consegnare la domanda? Non lo so, Eva. Collier... Puoi dire di no in seguito. E va bene, ma non prometto niente. Grazie, Collier. Credo che non sia una buona idea venire adesso. Oh, scusate. C'è Ricard. Adesso devo chiudere. Perché non mi ha informata prima del risultato del test di paternità? Perché Vittoria e papà non volevano. E ho rispettato la loro decisione. Ma dopo ieri notte... Beh, non sta molto bene. Arrivo prima possibile. Tieni presente che non sarai la benvenuta. Sì, lo immagino. A presto, allora. Aspetta, per favore. Hai parlato con Elena? Sì, sa tutto. Anche contro il mio volere. Sta avvenendo qui. Pensavo di essere stato chiaro. Papà, Elena è e resta la madre di Vittoria. Se ne ricorda presto. È preoccupata. Preoccupata? Credi che lei ne conosca davvero il significato? Ti ricordo che ci ha mentito per ben 30 anni. È colpa sua se Vittoria ha un esaurimento e proprio lei dovrebbe esserle d'aiuto. Papà, dovevo dirglielo. Certo. Ciao, Mike. Su, entra. Scusa, non volevo disturbare. Non disturbi. Volevo solo ridarti le tue cose. Ma non c'era nessuna fretta. Mettile pure da qualche parte. Ok. Grazie ancora, sei stato davvero molto carino. Ah, non c'è di che. Ma c'erano dei calzini?
No, mi dispiace. Ma peccato. Scusami per il caos, ma non ho proprio fatto in tempo a mettere a posto. Non importa. A dire la verità, purtroppo, il tempo non ce l'ho quasi mai. Volevo chiederti se tu... Senti, se hai voglia, vieni a prenderti un caffè giù al Cozy One. Sì. Quando? Subito? Sì? O hai altri programmi? No, no, volevo solo... Io... Devo mandare un SMS. Bene. Allora, prendo questo e andiamo. Vado a prendere un caffè con Tim. Ci vediamo in azienda. Non preoccuparti, la tua sorellina. Posso parlare con Nina? Nina, per te! Sì, vengo. Max. Nina, sarò breve. Ho riflettuto e... Non abbiamo niente da discutere. Ho preso una decisione... Nina, sono qui per dirti che la cosa più semplice è affidarsi entrambi al tuo avvocato. Non ci sono punti di scontro tra di noi. Non vuoi prendere un tuo avvocato? No. Sono d'accordo con te. Dobbiamo affrontare il divorzio con il minor dispendio possibile. Bene. Bene. Già. Vuoi riferire al tuo avvocato di mettersi in contatto con me? Sì, certo. Ci sentiamo. Sono contento che ti piaccia il nostro locale e il cameriere. Dunque, due bicchieri d'acqua, un latte, c'è ancora la torta salata? Naturalmente. Bene, due porzioni. Tutto a posto? Sì, sì, certo. Sai, a quest'ora c'è sempre gente qui. Sì, ma io devo andare. Ma tra mezz'ora sarà tranquillo. Finisce la pausa della scuola professionale. Ma io non posso aspettare così tanto. Grazie. Ciao. 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 Le donne hanno sempre fretta, eh? Sì, e gli uomini non si rendono conto delle situazioni. Senti chi parla. Naturalmente. Sì, mio caro, io lo so. Come procede la ricerca dei candidati? Non è così semplice. Non posso assumere uno qualunque. Giusto. Quella persona starà con noi la maggior parte del tempo. Appunto. A quanto pare non hai dormito molto a Tolosa. È stato così appassionante. Dovrò venirci anch'io alla fiera. C'è attività di giorno e di notte. Ciao. Eva ha detto che sì. Beh, insomma, ecco, io volevo... Vuoi presentare domanda? Sì. Vuoi disegnare porcellane? Perché no? Mi serve la tua documentazione. C'è tutto. Diploma, curriculum. Devi anche portare un manufatto. Bene, domani porterò qualcosa. No, no. Voglio vedere le tue capacità. La cosa migliore. Sì, tieni. Devi realizzare un decoro. E poi devi colorarlo. Sì, stasera mi metto al lavoro e te lo porto domattina. No, non stasera, adesso. Pensi che ti prenda in giro che non ne sia capace, vero? Non si deve sprecare il tempo. Va bene, dove... Vieni, Eric. Qui c'è tutto lo spazio che vuoi. Volevamo salutarvi.
Come stai? Un po' meglio, grazie. Sai, cara, ci hai fatto prendere un bello spavento. Mi dispiace. Per fortuna non è successo niente di grave. Io non ho ancora avuto modo di ringraziarti, Annabelle. Ma figurati, non è necessario, davvero. No, no. Senza di te... L'ho fatto volentieri. Vuoi restare ancora uno o due giorni? Così ti puoi rimettere bene in forza. Non ve la prendete, ma... preferirei restare da sola con Hagen. Ho bisogno di tranquillità. Come vuoi. E riguardati, Victoria. Ecco, ho finito. Niente male. Anzi, direi molto buono. Hai talento. Ah, sì? Non me lo aspettavo da te. Colia? Ti farò sapere. D'accordo. A dopo. A dopo. Avresti potuto dire un bene, bravo. E perché? Ma dai, Colia, ti ricordi il tuo primo lavoro? Questo in confronto è un capolavoro. Lily, è pieno di errori. La prospettiva è sbagliata, i colori non corrispondono al resto e è stato eseguito in modo mediocre. Sì, sì. E allora? Come ho detto prima, gli farò sapere quando avrò deciso. Questa va bene. Possiamo prendere solo una parte. E questa per la copertina? Ben, di qualcosa. Le foto sono buone. Sai bene a che mi riferisco. Max, come mai all'improvviso per il divorzio non prende un suo avvocato? Lo trovo strano. Prima voleva lottare per te e adesso invece vuole che tutto vada liscio. Pensi che abbia un secondo fine? Dovresti chiederlo a lui. Ma lo chiedo a te. Secondo me è sincero. Quindi credi al suo improvviso cambiamento? Perché mai dovrebbe nascondere a me o a se stesso qualcosa? Non ne avrebbe motivo, hai ragione, sì. Sai, credo che finalmente Max abbia accettato che noi stiamo insieme. Non prenderai mai in considerazione Eric, vero? Nonostante abbia le capacità migliori per questo posto. Un po' di talento non basta. E che cosa occorre ancora? Costanza. Non credo che Eric possa portare a termine il percorso formativo. Buon per te che puoi essere difficile, visti i candidati. Non devo per questo prendere il primo che si presenta. Non sarà per caso che hai dei motivi personali per rifiutarlo? Ad esempio Charlotte. Non riuscirò mai a trovare Eric un ragazzo simpatico. Però riesco a separare il lavoro dalle mie opinioni personali. Questo vuol dire che accetti Eric? Ancora non lo so. E poi non posso decidere prima del mio corso. Quando parti? Oggi pomeriggio. Ma forse hai ragione. Ehi! Hai fatto tutto? Sì. Scusa se non sono venuta in azienda con te. Nessun problema. Ne è valsa la pena. Beh... Capisco. In tal caso, persevera. Buongiorno. Nina la conosce già. Lei è Elsa Ritter, Mike è mia sorella. Ciao. Io mi occupo del centralino. Dammi pure del tuo, sono qui soltanto da poco tempo. Mike, piacere. E quando cominci?
Veramente volevo solo dare un'occhiata. Allora attenta a non incontrare la titolare. È praticamente un drago. Ma abbiamo anche un paio di colleghi. Credo sia meglio andare prima che Elsa ti riveli tutti i segreti di questa azienda. I primogeniti sono tremendi, vero? A me sembra che vadano molto d'accordo. Sì, Mike è molto simpatica. E quanto tempo resta? Credo un po' di giorni, perché? Perché ho l'impressione che a te e a Ben farebbe molto bene stare un po' di tempo da soli. Perché lo dici? Ben ieri era molto turbato per via di te e Max. Quella è acqua passata. Ah. Max è d'accordo a divorziare nel modo più veloce possibile. Vuole farsi rappresentare dal mio avvocato. Davvero? Pensare che avrei giurato che ti avrebbe ostacolato in ogni modo. E invece non lo farà. Tu piuttosto come stai? Bene, Elsa. Molto bene. Il rapporto che c'è tra me e Max è finalmente chiarito. Quindi tra te e Ben adesso va tutto bene? Sì. Grazie. Che ne dici se mangiamo qualcosa? D'accordo. Bene, preparo tutto io. Aspetta che ti aiuto. Sei stata davvero brava a ringraziare Annabelle. Anche se non lo credi possibile, anch'io ho imparato. Non mi lascio più provocare da quella donna. Sai, in fondo, sono dispiaciuta per questa continua lotta. Non ce la faccio più. Cerca semplicemente di evitarla. Ci sono io con te. Sono contenta che sia così, che tu sia qui. Forse avremmo dovuto sposarci prima. L'anello. Ho lasciato l'anello alla tenuta. Stai aspettando qualcuno? No, no, ho disdetto tutti gli appuntamenti. Richard. Salve. Disturbo? Scusate, ma avevo voglia di parlare ancora un po'. Stavamo per preparare qualcosa da mangiare. Ho capito. Vi lascio e vado alla tenuta a cercare l'anello, ok? È carino da parte tua. Grazie, Hagen. Qui è questo quello che conta. Non sai quante volte ho ripensato a come ci siamo conosciuti, ai nostri anniversari di nozze. Grazie d'essere passato. Volevo assicurarmi di come stavi. Sai, il test di paternità. Ho la sensazione che abbia cambiato qualcosa tra di noi. So che tu non la vedi così, che non vuoi vederla così. Victoria, ma... Ma il semplice fatto che tu lo sottolinei in ogni circostanza dimostra che le cose sono cambiate. Ricordi il tuo primo giorno di scuola? Vi arrivammo in ritardo perché... Facendo colazione mi ero sporcata il vestito con il succo di ciliegia. Sì, sì. E volevo assolutamente andare a scuola con quel vestito. Sì, sei sempre stata molto testarda. Max fece di tutto per persuaderti, ma non servì. Ti rinchiudesti piangendo nella tua stanza. Poi arrivasti tu con un vestito esattamente identico a quello mio. Già. Da quel momento ho immaginato che tu sapessi fare magie. Sarei andato fino in capo al mondo per esaudire i desideri dei miei figli.
Ascolta, tu resterai sempre la mia principessa. E nessun test o lettera cambierà mai niente. Ok? Che ne è stato delle lettere? Di Bossinger? Richard e Victoria le hanno bruciate, saggia decisione. Ormai nessuno potrà più dimostrare che le abbiamo falsificate noi. Quale sarà la sua prossima mossa, signora Van Weyden? Dopo quello che è successo ieri, è soltanto una questione di tempo. Presto Victoria si pentirà di essersi fatta salvare. Allora il piano procede addirittura meglio del previsto. Già. A questo punto non ci resta che sederci e stare a guardare Richard che sbatte Victoria fuori di casa. Nessuno dei due ha dei dubbi sul risultato del test? No. Sono molto soddisfatta del suo lavoro, signora Weber. Nessuno sospetta che Victoria sia veramente la figlia di Richard. Se posso fare qualcos'altro per lei, non esiti a chiamarmi. Sì, senz'altro. Sento che questa non è più casa mia. Victoria, ti sbagli. Questa è ancora casa tua. No, non più. Mi sentirò sollevato soltanto quando il divorzio sarà esecutivo, tutto qua. Devi cominciare a fidarti di Nina. Non è rimasto molto del matrimonio. Sì. La cosa più importante. Paola, hai ragione. Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso. Sì.